spacchio la mesa! Grandi raghi, io sono Enzo e bentornati quest'oggi sul mio canale con un nuovo episodio delle giovani promesse del calcio. Oggi siamo andati a pescare in casa Inter, ossia il bomber Mirko. Piacere a tutti, sono Mirko Franchi, gioco nell'Under 16 dell'Inter. Allora ragazzi, oggi vi ho portato un ospite eccezionale perché tra l'altro è stato anche molto umile, perché io l'avrei detto, è campione d'Italia. È campione d'Italia, quest'anno l'Inter ha vinto il campionato. Che sensazione hai provato? È emozionante perché poi l'anno prima ho perso la finale. È stato come una rivincita, anche se non ho potuto giocare perché poi io agli ottavi mi sono fatto male. Ti faccio una domanda, da quanto tempo giochi a pallone e principalmente poi come sei finita all'Inter? Principalmente la passione per il calcio me l'ha trasmessa mio nonno e mio papà. Ho iniziato a giocare al San Filippo, che è una squadra del mio paese, e l'anno dopo sono passato a un'academy del Tau. L'ultimo anno al Tau hanno deciso di farmi giocare con quelli più grandi e è stato un anno fantastico. Siamo arrivati in finale, poi purtroppo per colpa mia abbiamo perso perché ho sbagliato il rigore. Beh, sono cose che capitano. Vabbè. Poi ho fatto un provino all'Inter, ho fatto abbastanza bene perché ho fatto nella partitella, ho fatto doppietta, sono stato altri due giorni in prova. L'altra mattina mi hanno chiamato e mi hanno detto che partirò a ritiro con l'Under 17 invece che l'Under 16 e ho firmato un contratto con Nike. Porca minestra! Già questa hai firmato un contratto con Nike? 2008, siamo quasi in 10. Ma è distrutto, vecchio. Incredibile. Tra l'altro, io so anche, se non sbaglio, che hai pure esordito già in nazionale. Sì, hanno deciso praticamente di fare una nazionale A e una nazionale B. Fine gennaio, inizio febbraio, mi hanno convocato in nazionale. Ti faccio un'ultimissima domanda. Per giocare a questi livelli, vengono richiesti dei sacrifici particolari? È difficile da gestire comunque quella che magari è la propria vita scolastica, con gli impegni? Cioè, quante volte vi allenate, ad esempio, a settimana? Allora, noi che siamo in convitto ci alleniamo 4 volte al pomeriggio. E 3 la mattina. 4 volte al pomeriggio e 3 la mattina? Sì. Assurdo. Vabbè, comunque. Comunque 2 volte, perché al posto delle ore di ginnastica vai al campo. Pazzesco, cioè ragazzi, già queste età si allenano in un modo incredibile. Allora, se sei pronto, adesso io direi che possiamo tranquillamente presentare un altro ospite speciale di questo video. E l'avrete sicuramente visto, non solo la youtuber Summer Cup, oggi c'è un portierone. Sarà una bella sfida, ragazzi, perché tra i pali c'è un fenomeno e a calciare c'è un altro fenomeno. Io adesso partirei con una sfida molto semplice e essendo tu un attaccante andrai a mettere un po' in luce quelle che sono le abilità appunto di una prima punta. Hai qualche tua peculiarità? Cioè quale pensi che sia? Qual è secondo te il tuo punto più forte? Un po' tutto. Sincero, tutto, via. È tutto pronto. Allora, prima sfida, 5 tiri a testa dalla lunetta. Naturalmente dovremo provare a fare più gol possibili al Peco. Tra l'altro, mentre lo stavamo preparando, il bomber ci diceva che lui è andato in campo a tenere il telone della Champions League. Fare raccattapalle. Raccattapalle, tutto fatto, tutto. Yes. Quindi noi prossimamente lo vedremo sul maxi schermo. Ma adesso, ragazzi, allora intanto iscrivetevi, mettete like, porca minestra, scrivete subito qui sotto nei commenti qual è la vostra squadra del cuore. Siccome lui è l'ospite, lo facciamo partire per primo. 5 tiri a testa dalla lunetta. Vediamo quello che succederà. Quando vuoi, bombers. Oh, para la porta. Oddio. Bella, bella, bella. Peco, giochi con me oggi, eh. Oddio. Mamma mia, dove la mette? Però, come dice qualcuno, palo non è gol. Vai, bombers, è il terzo. Fuori, fuori, fuori. Oh, Peco, sei con me, vecchio. Bello. Madonna. Questo era bello. Ah! Vecchio, ma che bello, non ho pressione così. Se sbaglio non succede niente. Guarda qua. Mamma, non ci credo. Ora bello però, carino, carino. Ragazzi, abbiamo chiamato un portiere forse un po' troppo forte. Oddio. Porca di quella madosca pelosa. Situazione 0-0. Ci stiamo semplicemente scaldando, comunque non è un problema. Vuoi l'esterno? Esterno, relativo esterno. Oh, vecchio, 0-0, Mi ha chiamato una ragazza, Dio caro. Ma distratto, dai. È pieno là, Allora, è abbastanza imbarazzante, ma quantomeno sono riuscito a portare la prima sfida in estrema parità. E già questo per me è un grandissimo traguardo. Seconda sfida, praticamente andremo a fare slalom all'interno dei cinesini. Si uscirà, scarico 1-2 e conclusione in porta. Come prima avremo ben 5 tiri a disposizione, sia io che Mirko. Lascio come sempre l'onore all'ospite. Sei pronto? Bro, ce ne fai fare uno? Uno, faccelo fare. Vai, bombers. Partito. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Oddio! Dove cacchio l'ha messa? No, vecchio, dove l'ha messa? Ci credo neanch'io. Cosa? Basta! Sto impazzendo! Dove l'ha messa? Dai, prima per i bimbi, dai! Lo provoca, lo provoca! Bello! Ragazzi, mi sa che si è arrabbiato dopo la prima sfida e sta incominciando ad alzare il livello, si vede.
7, 3 su 3. Direi di far così, aumentiamo un pochettino la difficoltà per Mirko. Come te la cavi col piede debole? Normale, sì. Normale. Adesso proveremo a metterlo a dura prova con il mancino. Bello, bello. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Oh, sicuramente meglio del mio. Tanta roba, vecchio. Allora, se riuscivi a farmi il colpo da biliardo col piede debole, andavo giù di testa. Ultimo tiro per Mircone. Sì. Sì. Oh. Oddio, ha voluto farlo lui col sinistro, raga, eh? Tanta roba, apprezziamo. Vecchio, ma dai, ma come faccio? Dovrei farne 4, paradossalmente. Tosta. Guarda qua. Va bene, siamo un po' scordinati, come le puttane di San Lazzaro, ma non è un problema. Abbiamo 4 tentativi per provare a batterlo, sarà praticamente impossibile, però ci proviamo. Porca minestra pelosa! Allora, con lui o le cacci sotto al 7 come ha fatto Mirko prima, sennò non fai mai gol. Sempre lì, vecchio, sempre lì, sempre! Questo è il terzo tiro! Abbiamo già perso, ma non perdiamo le speranze! Guarda, guarda, dove te la metto? Ultimo tiro, bene ma non benissimo, però sono molto contento per il tiro che ha fatto prima Mirko, ragazzi. L'importante è che vi faccia vedere lui le sue abilità. Sempre, la prendo di quel mezzo esterno. Porco Diaz, non capisco il motivo. Comunque, 5 tiri, 0. Naturalmente, la seconda sfida te la porta a casa il bomber. E direi anche in un modo devastante, perché ha fatto dei gol incredibili. Peco, feedback. Ovviamente, bel gol. Cosa gli devi dire? Ma niente, quando non c'è niente da dire. Ci sto a fare riconoscere il merito, quindi. Non c'è veramente da dire. Primo gol straordinario. Non so come sia entrata, dico vedo. Anche io. Terza sfida. Questa principalmente è più incentrata per Mirko, ragazzi. Quindi, essendo una prima punta, adesso lo andremo a testare nei cross, nei colpi di testa. Vediamo un pochettino come riesce a entrare all'interno dell'area. Quindi, essendo tu un attaccante, andiamo un pochettino a ricreare una situazione di gioco. Sì. Il Peco ha sempre il compito di provare a blindare la porta. Quindi, ragazzi, mettetevi comodi e godiamoci questa terza sfida del bomber. Primo traversone, partiamo da destra, faremo sia destra che sinistra. Ragazzi, quando volete potete dare il via alle danze. Primo traversone, vediamo come se la cava il bomber. Bello, buono, buono. Male. Meno male, meglio, meglio, meglio. Adesso cambiamo lato, quindi andremo da sinistra. Quando vuoi, vecchio. Oddio, buono, 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 buono. Va bene, questo è buono, mi è piaciuto. Bello, bello. Va bene, va bene, va bene. Va bene, ragazzi, era sul piede debole, quindi non è un problema. Bravo, bomber. Sì, è bellissimo, questo è bellissimo! Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Manca il gol, ragazzi, non riusciamo ancora a gonfiare la rete, però ci siamo. Bellissimo questo! Oddio! Bella, bella, bravo! Comincia ad arrabbiarsi. Bellissimo! La stoppata! Oh, ecco! Bravo, vecchio! Non calcare troppo, eh! C'è Peco! Bella, bella, mi piacciono queste, bravo! Non siete buoni! Pure non sono buono io. Questa è bella, vecchia, questa è bellissima! Madonna! La insacca! Porto! Peco! Ha distrutto la porta! Bella questa! Oh. Ultima rovesciata, allora, questa è questa ha preso gusto, ragazzi, vuole più finire. Quarta ed ultima sfida. Abbiamo cambiato un pochettino quelle che sono le carte in tavola. Avevo pensato ad altre sfide, vi dico la verità, per variare un pochettino, ma siccome Mirka è un rigorista, che fai? Non lo testiamo, non lo mettiamo alla prova? Quindi, 5 rigori a testa, 5 io, 5 Mirko. Vediamo come se la caverà, anche perché, ragazzi, è un rigorista e quindi bisogna mettergli un po' di pressione. Ok? E tu, Asim? Oh, oddio! Oddio! No, vecchio, se lo facevi impazzivo! Fallo non è gol. Vecchio, se gli faceva il cucchiaio, impazzivo. Non è angolato, fa schifo, ma l'importante è essere in vantaggio. Andiamo! Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Lo spiazza. Bellissimo. Questo bello, questo bello. 1-1. Porti, ce l'abbiamo. No! Ma porca di quella porca! 1-1, vai! Terzo rigore. La concentrazione, raga, guardalo. Mi piace la sua rincorsa. Oh, madonna, vanno a prendere, Mortier! Che mina! Collo pieno, potenza incredibile, una... Ma zio, ma te, cioè, per essere così piccolo, cioè, passami il termine, hai una potenza e una frustata incredibile nella gamba. Porco duro! Adesso capite con che pressione io devo tirare i rigori? Guarda qua, brother! Bello, bello, bello! Ce l'abbiamo! Quarto rigore per Mirko, siamo 2-2. Posso dire bei rigori? I tuoi, vabbè, sono i suoi, sono favolosi, ragazzi. Un angolato, uno di full potenza. Vai!
È concentrato, bro, è concentrato. Ricorsa. È rimasto, guardalo, guardalo! A me il cucchiaio non me lo fai. No, l'hai detto. C'è ragione, bro, c'è ragione. C'è ragione, brother. Errore mio. Che rigore, ho fatto una cazzata, volevo farne una sorta che se mi capisco anch'io, ho fatto una cagata. Parità, raga, situazione veramente caliente, è concentratissimo. Adesso si pianta una bomba che vuole in porta con la palla, Simo. Bello, l'ha chiusa nel migliore dei modi. L'ha chiusa nel migliore dei modi, raga. Adesso abbiamo solo un risultato da poter fare. Dobbiamo fare gol, se non facciamo gol, perdiamo la sfida ai calci di rigore. Siamo portier. No. Non si va ad oltranza. Che cane! Qua. Ti abbiamo portato un po' nel mondo nostro. Come ti sei sentito oggi? Da piccolo, quando ero piccino che guardavo YouTube, sarebbe sempre garbato fare un video su YouTube. Tipo, anche quando era play, alcune volte facevo finta, no? Come fate voi. Sì. E sono ritrovato qua. E oggi diciamo che è approdato su YouTube, penso nel migliore dei modi, perché comunque ha dato una gran bella dimostrazione di quella che è, di quelle che sono le sue capacità, di quelle che sono le sue doti, perché comunque un ragazzo che gioca nell'Inter, campione d'Italia, convocato in nazionale, comunque anche già dei contratti importanti a quest'età, io devo dire che indubbiamente, cioè, vuol dire che qualcosa sotto di concreto c'è, cioè, per forza. Oggi penso che l'abbia dimostrato. Io ti ringrazio, vi ringrazio di cuore per intanto l'ospitalità, la partecipazione. Penso che ci sia veramente poco da dire. Grazie mille, sei veramente bravo, ti auguriamo il meglio. Grazie. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Forza Inter, dai.